Un sopralluogo per stimolare la definitiva riqualificazione della Badiazza, promosso dal presidente dell'ottava commissione consigliere Piero Adamo, è stato verificato lo stato dei lavori anche per poter programmare iniziative di valorizzazione della chiesa fortezza di epoca normanna e dell'area circostante. Ci siamo resi conto che manca veramente poco in termini di completamento dei lavori. Adesso si sono stabilite una serie di iniziative che verranno attuate nei prossimi giorni per stimolare il completamento. Innanzitutto serve l'allaccio alla rete elettrica perché si possa illuminare tutta il torrente Badiazza, e in questo si è impegnato l'ingegnere Amato a sensibilizzare l'Enel. Serve completare la sistemazione delle ringhiere di protezione del torrente. L'impresa ha detto che in breve tempo terminerà questa attività. Insomma, potremmo essere addirittura di arrivo verso la complessiva riqualificazione e del torrente Badiazza e della chiesa di Santa Maria della Valle. Già in programma nella location della fortezza la Notte della Cultura, collegata all'evento della Settimana della Cultura, quest'anno dedicata alla Sicilia sconosciuta. Abbiamo coinvolto una quarantina di comuni della città metropolitana che hanno aderito entusiasticamente. Avremo una serie di percorsi, ma si parte da Messina. La prima Notte della Cultura è a Messina e poi a seguire dal 25 aprile al 1 maggio, che è un periodo, diciamo, anche di festa, di giornate di festa, e anche speriamo che il clima sia favorevole e permetta alla gente di stare fino a tardi fuori.